stato interessante. Professor Quienga. Il centro, guidato egregiamente dal nostro amico Pino, si occupa di cose concrete, cioè cerca di tradurre le ricerche degli studiosi in possibilità concrete di attuazione per avvantaggio naturalmente del turismo, quindi anche del benessere non solo locale, ma poi del benessere dei monumenti. Quindi diciamo che la mattinata per me è andata benissimo come giudizio complessivo, e credo che vada anche meglio domani, perché si parla di cose, programmazione, fatti concreti eccetera, che sono certamente, e soprattutto andrà meglio domani perché ci saranno dei giovani studenti, i quali sono la speranza del domani, per il futuro del territorio. Diciamo, questi tre giorni cosa vorrebbero trasmettere al territorio? Tre giorni insomma sono finalizzati a far sì che si prenda coscienza delle risorse del territorio e si cominci a ragionare in termini di integrazione, di sinergie tra le varie istituzioni per un recupero identitario e per un'azione concreta ed integrata che finalmente veda tutti i comuni della costiera uniti nella difesa del territorio e nel perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo, che oggi, come sapete tutti, insomma, rischia di oltrepassare quelli che sono i limiti della ecosostenibilità. Grazie.